Romagna Acque, Società delle Fonti, presenta L'acqua che siamo, storie che fanno venire voglia di bere acqua. Hai bevuto acqua oggi? Hai bevuto acqua oggi? Di e con Michela Monte. Acqua e libertà, due facce della stessa medaglia. In questa puntata ripercorriamo alcuni snodi dell'appassionante inchiesta storica del professore Alberto Malfitano dal titolo Il governo dell'acqua. Finisce così finalmente la sete storica della Romagna. Il bottone schiacciato dal presidente del Senato Giovanni Spadolini apre il colossale rubinetto della diga di Ridracoli. Ma come ci siamo arrivati? Torniamo alla fine dell'Ottocento, quando già da secoli a Ravenna, Forlì, Cesena e verso la pianura padana l'acqua era scarsa e cattiva. Torniamo a quando nella Romagna della Mezzadria il bracciante valeva meno del bestiame. L'acqua era presa dai pozzi artesiani scavati in zone salmastre o insalubri vicino agli allevamenti, dove colavano i liquami degli animali. C'erano delle febbri, le chiamavano le febbri tifoidi, che colpivano molta parte della popolazione, soprattutto nelle campagne, ma anche le città non erano messe bene. Per esempio, a Ravenna, ancora negli anni 20, esisteva un servizio di trasporto dell'acqua potabile che portava damigiane di acqua potabile da Forlì, attraverso la tranvia che allora esisteva. Quell'acqua era acqua che veniva dall'Appennino, in contenitori, in damigiane, in botti, e che a Ravenna non si trovava. E le famiglie più benestanti si potevano permettere di comprare l'acqua che veniva dall'Appennino attraverso la tranvia. La sete dilaga e le lotte dei lavoratori si politicizzano. Guardano allo Stato unitario come alla svolta necessaria. Lo Stato pontificio privilegiava le élite, i proprietari terrieri, condannando all'arretratezza gli altri, ma l'industrializzazione in atto mostrava che l'agricoltura per l'autoconsumo non bastava più. Si guardava a nord, a Milano, alle rotte commerciali europee, alla trasformazione dell'economia in senso capitalistico e l'insofferenza cresceva in forme di ribellione. Ma ogni anno il riso e il grano crescono in libertà, loro. E come il riso e il grano, le donne e i bambini devono pur vivere e crescere anche loro. Hanno diritto alla loro parte. In Romagna, caso unico in Italia, anche contadini e artigiani aderirono ai moti risorgimentali. In tanti abbracciarono le idee mazziniane della rivoluzione per una repubblica a suffragio universale. Viva l'Italia! L'Italia unita sarà una monarchia costituzionale dal 17 marzo 1861. Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta dell'elmo di Scipio, si è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le borga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Auguri a tutti! Il diritto di voto sarà solo per i più ricchi e istruiti. La delusione fu feroce. In Romagna prese la strada della contestazione. La cosa più importante da fare è quella di costituire il Partito Socialista Rivoluzionario Italiano. Questo tutto maiuscolo e va bene. Nell'appassionante lettera ai miei amici di Romagna del 27 luglio 1879, il leader anarchico imolese Andrea Costa propone di accantonare l'insurrezione. Si tratta di una clamorosa svolta verso un socialismo possibile. Costa, eletto a Ravenna, sarà il primo socialista in Parlamento. Nella Romagna post-unitaria si radicano anche le idee del patriota repubblicano forlivese Aurelio Saffi, erede politico di Giuseppe Mazzini. Il suo municipalismo metteva al centro i comuni, intesi come piccole repubbliche, istituzioni intermedie tra cittadino e Stato, in cui sperimentare il vero progresso civile e la vera libertà. Ma per portare l'acqua nella bassa Romagna ci vuole lo Stato a dare manforte ai comuni e i tempi non sono ancora maturi. Intanto la prima legge sull'acqua dello Stato liberale viene promulgata nel 1884. La si definisce risorsa pubblica da disciplinare secondo i criteri di interesse generale.
Con l'introduzione del suffragio universale maschile alle elezioni del 1919, trionfano Partito Socialista e Partito Popolare e gli amministratori della Bassa Romagna avanzano allo Stato la proposta di collegare l'Appennino per portare l'acqua, tentativo affossato dalla burocrazia e dagli eventi. In Italia soffia il vento della rivoluzione comunista. I socialisti massimalisti occupano le terre e le fabbriche con le bandiere rosse, i contadini si organizzano. La piccola elite industriale italiana e una ben più numerosa ricca borghesia di campagna temono che la rivoluzione sia imminente. È in questo disordine che si inserisce Benito Mussolini, per riportare l'ordine, dice. Già espulso dal Partito Socialista, fonda i fasci di combattimento, aderiscono i giovani ex combattenti della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, che puntano a diventare classe dirigente con la violenza. Dopo aver clamorosamente fallito la prova democratica alle elezioni del 1919, Mussolini gioca la carta della repressione del dissenso. Nel 1921 il Partito Nazionale Fascista sarà un partito milizia. Un anno dopo, l'Italia settentrionale e centrale sono ormai sotto il dominio delle squadre paramilitari fasciste che spengono nel sangue il dissenso, nella totale inerzia dello Stato liberale. Posti! Convertire tutto il popolo italiano in un esercito assolutamente invincibile dovunque e contro chiunque. Con la marcia su Roma, le camicie nere entrano trionfalmente nella capitale e prendono il potere. Il re nomina Mussolini capo del governo, è l'inizio della dittatura. Un anno dopo la marcia su Roma, nel 1923, Mussolini annette per decreto le sorgenti del fiume Tevere, simbolo di romanità, alla provincia di Forlì-Cesena, dove il duce era nato, avvocandosi così il ruolo di predestinato erede dell'impero romano, ora riproposto nell'impero fascista. Lo Stato, quando è in mano Mussolini capisce che invece l'acqua è uno strumento politico per il consenso sostanzialmente, e fa costruire nuovi pozzi artesiani, curandosi poco della qualità delle acque, delle falde in cui, che alimentano questi pozzi artesiani a Cesena, e che ne aveva bisogno, e fa costruire un acquedotto che prende l'acqua Riminese, in Romagna, diciamo nella Romagna di pianura, l'acqua vicino, la terra vicino a Rimini è ricca, l'unica ricca di acqua, una falda ricca. Fa costruire dei pozzi vicino a Torre Pedrera sostanzialmente, e un lungo, più di 40 chilometri, una lunga conduttura che porta l'acqua fino a Ravenna. Tornando alla democrazia, ci si è accorti che quei pozzi pescavano l'acqua, andavano a prendere l'acqua in falde in cui percolavano gli squami di stalle che stavano sopra. E quindi non ci si era accorti minimamente, quando erano stati realizzati negli anni 20, della qualità dell'acqua, cioè si era preoccupati solamente della quantità, questo è il problema, ma perché appunto c'era un intento politico propagandistico molto forte, così come a Ravenna l'acquedotto che portava l'acqua in città era un piccolo acquedotto che non soddisfaceva certo i bisogni di tutta la città, però alimentava la fontana pubblica a cui poi si andava a raccogliere, a prendere l'acqua con dei recipienti, con dei secchi, con dei bidoni, eccetera, eccetera. Questo era stato sufficiente per esaltare l'opera del regime. Nell'afoso 1 agosto del 1931, dal balcone, Benito Mussolini, di fronte ad una grande folla radunata a Ravenna, declama l'intenzione di togliere il popolo dai disagi del tempo presente. E dalla fontana in Piazza del Popolo parte un gagliardo getto d'acqua, altissimo, che innaffia la folla. L'acqua sgorga, fresca ed abbondante.
Lui si presenta a Ravenna, che è davvero come il novello Traiano che ha portato l'acqua a Ravenna, chiaramente l'acqua che zampilla dalle fontane pubbliche. Chiaramente è un momento importante per il consenso a regime in una zona che fino a 10 anni prima era una zona di repubblicani, di socialisti, anche di comunisti, ma in cui il fascismo non aveva ottenuto grandi consensi. Ecco. Quindi l'acqua qui è usata proprio come uno strumento politico nelle mani di un regime, di un dittatore che conosceva bene i bisogni della terra in cui lui stesso era nato. L'offensiva alleata scattò il 25 agosto al comando del generale inglese Sir Harold Alexander. Gli alleati, oltre che su se stessi, potevano contare sulle forze partigiane, che nella nostra provincia erano rappresentate dall'ottava brigata Garibaldi. La comandava Pietro, Ilario Tabarri. Vice comandante era Paolo, il riminese Guglielmo Marconi, già combattente in Spagna nelle brigate internazionali. Istruttore era Bruno Vailati, paracadutato nel Forlivese il 1 giugno del 1944. Con la brigata combatteva anche un sacerdote, Don Luigi Piazza, parroco di San Valentino, cappellano militare della banda Corbari. La resistenza italiana. Nel giro di 20 mesi, dal settembre del 1943 ai primi di maggio del 1945, è decisiva per la liberazione dell'Italia dall'occupante nazista e sconfigge così, dopo 20 anni, il fascismo. Se da un lato militarmente questo non sarebbe stato possibile senza l'avanzata alleata che da sud a nord risale faticosamente la penisola, dall'altro il movimento partigiano è un fatto unico nella storia italiana. Oltre a essere una spina nel fianco per i nazifascisti, precede gli stessi alleati nella liberazione di 125 città. Nella resistenza confluiscono partigiani di diverse generazioni e da ogni parte del paese, anime politiche differenti, donne e uomini, italiani e stranieri. Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. È Piero Calamandrei che rivolge queste parole a un gruppo di giovani studenti a Milano nel 1955. Acqua e libertà, due facce della stessa medaglia. Dopo che l'Italia sceglie la Repubblica il 2 giugno 1946, c'è una nuova consapevolezza in Romagna. La storia ha dimostrato che le cose possono cambiare e che la libertà va scelta. In molti cominciano a pensare che ciò valga anche per la libertà dalla sete. Questa puntata dell'Acqua che siamo si conclude qui. Grazie al professore Alberto Malfitano per aver sfogliato con noi il suo libro Il governo dell'acqua. Mettiamo un segnalibro, riprendiamo il filo della storia nella prossima puntata. Romagna Acque, Società delle Fonti, ha presentato L'acqua che siamo. Storie che fanno venire voglia di bere acqua. Hai bevuto acqua oggi? Di e con Michela Monte.